in agguato. Francesco Rocca, a capo della Croce Rossa Internazionale, è il primo italiano a ricoprire questa prestigiosa carica, un riconoscimento importante per il nostro paese che si è trovato a dover affrontare negli ultimi anni numerose sfide. Il servizio è di Eleonora Fioretti. È un grandissimo riconoscimento per il nostro paese, per il lavoro dei 160.000 volontari della Croce Rossa italiana. Negli ultimi anni abbiamo avuto un grosso processo di riorganizzazione che ci ha reso ancora più forti e più capillari e questo sicuramente ha premiato. È il primo italiano di sempre alla guida della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il network globale umanitario più grande del mondo. Francesco Rocca, nato a Roma 52 anni fa, è stato eletto al primo turno a maggioranza assoluta ad Antalya in Turchia, sostenuto soprattutto dai delegati di Medio Oriente, Centro Asia, America Latina e Africa. Rocca è stato presidente dal 2013 della Croce Rossa Italiana in prima linea nei terremoti, l'ultimo del Centro Italia del 2016 e la crisi dei migranti nel Mediterraneo. Importante la preparazione del volontariato perché vi sia un'adeguata anche risposta in caso di disastri naturali. Abbiamo visto anche nel Lazio quanto questo è importante e quindi per me questa è una delle grandissime priorità insieme alla lotta alla povertà, che è un altro dei temi assolutamente prioritari della mia presidenza. Fondata nel 1919, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa raggiunge 150 milioni di persone in 190 paesi nel mondo attraverso l'operato di oltre 17 milioni di volontari. A Roma.